Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Buongiorno, buongiorno. Ci aspetta una trasferta per la quale dobbiamo avere la consapevolezza dell'importanza della partita, una partita molto importante, distante nel mio modo di vedere, di guardarla e di interpretarla dall'essere decisiva, perché si è troppo lontani dalla bandiera a scacchi e ci sono comunque più di una squadra coinvolte in questo testa a testa, a spallate per giocarci le ultime curve e il rush finale. È una partita importante, molto importante. Noi dobbiamo avere chiare le regole della partita, è necessario che impattiamo la certa e assoluta aggressività ed energia che Varese butterà dentro il campo e dovremo essere bravi e pronti ad impattarla. È necessario che tutti si sia collegati e connessi insieme nel perseguire il piano partita da un punto di vista offensivo, da un punto di vista difensivo. E la forza mentale che ci dovrà accompagnare è che in una partita come questa fare un errore sta dentro alle possibilità, la capacità di reagire all'errore dimenticando il possesso appena finito per essere tutti presenti nel possesso, che sia difensivo che sia offensivo non importa, nel possesso nuovo immediato del presente per essere il più efficaci possibili. Questi tre punti, l'impatto dell'energia, le linee guida da perseguire insieme e la capacità di reagire di fronte a un evento che può essere un post-up di Scola giocato da Scola, che può essere uno step back di Douglas giocato da Douglas, che può essere un tiro aperto sbagliato o una palla persa piuttosto che un fischio non condiviso. Ecco, non ci deve assolutamente spostare niente, dobbiamo avere la capacità di stare assolutamente dentro la partita insieme e cercare di fare il meglio. Tutti noi dobbiamo essere in grado di fare il meglio possibile delle nostre possibilità e la somma di tutti questi punti e di tutte le nostre possibilità ci può regalare un essere competitivo per giocare la partita. Prego, domanda. Ti girava allora la riflessione di Bullieri che ha detto stamattina che dice non è uno spareggio e che forse sintetizza un po' quello che hai detto anche tu prima, cercando di togliere la pressione, anche se diciamo, la pressione è più su di loro perché è questione di classifica ovviamente. Abbiamo esagerato forse a montare l'attesa di questa partita considerandola decisiva, vitale, spartiacque, insomma, chiamiamola come vogliamo, o è solo un normale insomma, gioco di scaricare persone da una parte e dall'altra? No, io credo che il nostro sia un mestiere in cui le pressioni non vadano evitate, le pressioni vadano accolte, abbracciate e gestite. E di fronte a questo passaggio è necessario però anche stare di fronte alla realtà. La realtà dice che siamo più di una squadra e non siamo solo Varese e Fortitudo in questo momento a competere per un obiettivo e che quindi è certo, e ribadisco, che la partita contro Varese è una partita molto importante e che quindi già il molto diversifica rispetto ad altre partite. Allo stesso tempo però diffido da poterla definire decisiva perché non è la penultima, non è l'ultima giornata, non siamo loro esclusivamente noi e loro a diciamo frequentare quella zona della classifica e quindi è un'interpretazione
credo io, data con senso e non per evitare pressioni e ansie che devono essere assolutamente, soprattutto le pressioni, eviterei le ansie, le pressioni che devono nel nostro mestiere essere compagne di viaggio perché fanno parte assolutamente del nostro mondo, del nostro vivere tutti i giorni e diffido sempre di respingerle. Le pressioni vanno, ribadisco, vanno accolte, vanno prese, vanno, e vanno gestite, non vanno respinte, mai. Come avete lavorato questa settimana? Abbiamo lavorato che dobbiamo essere pronti per giocare la partita. Andrea prima mi chiedeva come stava la squadra. Faccio un passo indietro in questa disamina, in questa analisi di come è stata la settimana, di chi si è allenato, di chi non si è allenato. Oggi non importa, non è il momento, oggi è la vigilia, a maggior ragione non lo sarà domani, nel pensare a che settimana e che tipo di problemi abbiamo avuto in corsa, perché non sono all'ordine del giorno. All'ordine del giorno oggi è essere pronti per giocare la miglior partita possibile. Tutti disponibili tranne Mancinelli? Tutti disponibili tranne Mancinelli, salvo delle situazioni dell'ultimissima ora, confermo tutti disponibili salvo Mancinelli. Al quale proposito vorrei, visto che ci sono state delle interpretazioni, a proposito di Mancinelli vorrei chiarire questo. La prossima settimana Mancinelli farà una settimana di riattivazione personalizzata con Ugo Cavina, che è il fisioterapista deputato, così come l'ha seguito fino a ieri, anche a proseguire il percorso di Mancio. La settimana successiva comincerà a lavorare in modo differenziato con il preparatore atletico e se la somma delle due prossime settimane darà degli esiti positivi, allora ci sarà un inserimento che chiaramente dovrà perseguire delle linee graduali, perché al di là delle problematiche pregresse, Mancio è un giocatore che è stato infortunato ed è fuori da 2 mesi e che quindi è necessario da parte nostra essere molto attenti ai carichi di lavoro e anche alle modalità e ai tempi. Quindi diciamo che Mancio avrà per certo 2 settimane di lavoro differenziato attraverso un protocollo differente e poi avremo delle idee molto più chiare su quello che potrà essere poi il suo eventuale inserimento in squadra. Detto questo, lo dico per essere, mi auguro, chiaro in modo definitivo sulla questione di Mancio, e con tutto il bene che gli voglio, però esula da quello che è invece il perno di oggi, vigilia di domani. Io andavo fuori tema. Fuori tema? Non è che le tue prof pregresse di italiano gli apprezzeranno tanto, però si abbasserà il voto. Ti chiedo se hai visto qualcosa, cosa hai visto nella Final Eight, cosa ti ha impressionato, e così mi viene in mente che la squadra che ha preso un complimento giustamente è Pesaro, che voi avete battuto. No, sì, sì, allora condivido i complimenti per Pesaro, aggiungo i miei complimenti per Brindisi. Pesaro ha una fisionomia e un'identità molto precisa che è figlia di una somma di tanti punti, di tante motivazioni. Ha giocato una partita di grande presenza, di grande personalità, perché la bomba di tambone, voglio dire, è un po' come posso dire, il manifesto della personalità espressa da tutti i giocatori, grande intelligenza nel gestire gli ultimi minuti molto piccoli, dove è riuscita a fare di una criticità un'occasione per mettere in difficoltà Sassari, perché poi con i cambi forzati di Bilan contro gli esterni sono stati bravissimi a punirli.
È inequivocabile che al di là della nostra partita Pesaro stia dimostrando di avere una grande identità, ribadisco che è figlia di tante motivazioni, di tanti perché. Brindisi sta giocando una pallacanestro molto certa, indipendentemente dall'assenza di Harrison, che è il giocatore fino ad oggi faro. È stato molto bello, secondo me molto interessante anche il quarto tra Virtus. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.